Buonasera a tutti quanti. Ciao, 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 ciao. Settantesimo video. Cazzo, finalmente ce l'ho fatta. Sono arrivato al settantesimo video. Sette. Allora, l'ultimo video che ho fatto, quello del 46enne, cerca bei culetti per scopare, è finito. Ha fatto il suo lungo giro di visualizzazioni, milioni di visualizzazioni come sempre. Ed è tempo di passare a un nuovo video. In questo video è, diciamo che tiriamo fuori un pochino il lato spirituale della cosa. Tiriamo fuori tu ci credi, io no, della situazione. Quindi, il titolo di questo video si chiamerà Ma Andy, tu ci credi nell'aldilà? Allora, come sapete tutti, ed è una cosa che a me piace ripetere perché io più ricordo mia mamma, più sono contento. Perché ricordarla in qualsiasi modo mi fa, non lo so, mi fa stare bene, capito? Non, mi fa veramente stare bene ricordarla in qualsiasi cosa, scrivendo, parlandone, cose del genere. Comunque, gli occhi rossi perché sono appena uscito dalla doccia, non perché ho fatto un... Anche se una cannetta ora ci starebbe bene. Allora, io sì, ci credo nell'aldilà. Io credo che una persona dopo che muoia non muoia definitivamente. Io spero che comunque dopo la morte ci sia veramente qualcosa. Che ne so, il giardino pieno di fiori dove gli angeli corrono, giocano. Lo so, è un pensiero da bambini, ma io voglio credere così perché... Cioè, non voglio credere che mia mamma sia morta e se ne sia andata per sempre, capito? Voglio sperare che comunque un giorno io la posso riabbracciare, posso dirle tutte le cose che non le ho detto, posso baciarla, stare con lei, posso raccontarle tutto quello che non ho potuto raccontarle. E io ci credo nell'aldilà, io credo veramente che dopo la vita ci sia qualcosa, perché se mi metto a pensare che non c'è niente, impazzisco. In molte tribù invece credono che ci sia la reincarnazione, che ne so, tu muori e ti reincarni in qualcos'altro. E anche questo non sarebbe male, però sarebbe un ciclo infinito di corpi, di anime. Anche perché c'è una morte, si dice che c'è una morte al secondo, una morte ogni 2 o 3 secondi, non mi ricordo comunque. Cioè, ogni secondo comunque muore qualcuno. E se comunque una persona si reincarnasse, sarebbe un ciclo infinito veramente, quindi non credo a questa cosa della reincarnazione. Però io ci credo al paradiso, pur non essendo uno che va in chiesa, pur non essendo uno che prega, cose del genere. Io ci credo, credo che tutti noi dopo la morte andiamo da qualche parte a stare meglio, perché il nostro dolore finisce, finiamo di soffrire, finiamo di patire comunque tutte le cose che abbiamo patito mentre eravamo in vita. Voglio veramente sperare che ci sia qualcosa dopo la morte boh, voglio incontrare mia nonna, voglio incontrare mia mamma, voglio incontrare mia sorella, poi voglio avere le ali da angioletto. No, a parte gli scherzi, veramente io spero ci sia qualcosa. Anche se non credo molto in Dio, devo essere sincero. Credo in qualcosa di superiore. Credo che ci sia qualcosa di superiore lassù. Ma non credo in Dio, devo essere sincero. Non offendetevi voi che ci credete. Sono andato a messa quest'estate con mia zia. L'ho accompagnata perché lei è anziana, poverina, non poteva andarci da sola. Dopo 10 minuti volevo andarmene, un disagio che non potete capire. Però anche lì si parlava di paradiso, si parlava di avere la pace eterna, la pace interiore, eterna, qualcosa, una cosa del genere. Ma mi sono fatto spesso questa domanda, ma se esiste veramente un paradiso dove tu stai bene, dove puoi incontrare chi vuoi, chi hai perso, perché siamo ancora qua sulla Terra? Cioè, credo che tutte le persone si dovrebbero ammazzare da sole.
pur di vivere in un posto del genere. Ma credo che la risposta sia, non si sa se c'è veramente questo posto, questo giardino immenso dove Dio ti accoglie, perché comunque nessuno è mai tornato dalla morte. E quando ci penso mi viene in mente una puntata di American Horror Story Coven, dove l'attrice Emma Roberts praticamente muore. Non è spoiler, ormai sono questioni di 1000 anni fa. Dove lei muore, la uccide la bionda, la Jessica Lange. E quando la riportano in vita Lily Rabe e la Jessica. No, che Jessica? Alissa Farmiga. Quando la riportano in vita gli chiedono: ma cosa c'è dopo la morte? Arriva lei e fa: è tutto nero, non c'è niente dopo la morte. Ma tu come lo sai che non c'è niente, che è nero? Se sei morta, se non c'è niente, non dovresti saperlo. Spero non sia così, spero che comunque una persona quando muore, cioè, mi auguro che non smetta veramente di vivere, mi auguro che ci sia qualcosa, perché io voglio vivere dopo la mia morte, voglio davvero sperare. Non so, ditemi voi come la pensate. Era un breve video dove vi esponevo un po' il mio pensiero, la mia opinione su questa cosa e... Se volete fatemi sapere, non lo so. Ciao!